Eccoci, Quiz. Adesso vi farò vedere uno dei modi, degli altri modi, insomma, per sconfiggere Muffet. Allora, torniamo indietro. Ok, compriamo uno di questi, uno Spider Cinder o l'altro, adesso mi ricordo qual era, Spider Dog. Prendiamo lo Spider Donuts a 9999. Sono Spider Scrub Down and Give You a Donut, ok. Torniamo di là. Ok, eccoci qui. Naturalmente si capisce già, insomma, che succederà qualcosa perché... Oh, wow. Did you hear what they just said? They see the human wearing a strip of shirt we can't... Ok, vabbè, scuola abbiamo visto. They hate spider, bla bla bla. They love to stop on them. They like to do legs off. That can be true, can it? However, you donate so much money to us. All the spiders want to know how thankful they are. We're in your debt, dearie. E quindi, praticamente, facendo questo passaggio, riusciamo a evitare il fight di Muffet, spendendo solo 9.999 monete. Ok, adesso aspettiamo un attimo e vi farò vedere l'altro. Ok, ragazzi, eccoci tornati. Allora, per l'altro abbiamo bisogno di un item che abbiamo comprato all'inizio. Andiamo su Sell, Dimensional Box A, Spider Donut. Ok, se non erro, ragazzi, usando questo oggetto durante la fight contro Muffet, praticamente gli facciamo vedere che abbiamo comunque contribuito ai ragni che si trovavano nella zona delle rovine, e quindi lei ci dovrebbe far subito sperro oppure finire il combat. Adesso non ricordo bene. Ecco qui, Muffet. For stealing the money, however, I think your taste, bla bla bla. Disagree with that money. I think your taste, allora, vediamo subito. Usiamo io subito Face. You ate the spider donut, che qui max out. Oh, where did you get that? You steal it? Oh, my pet, it's time to show them what we do with thieves. Oh, a telegram from the spider in the ruin. What, they're saying that they saw you and you helped donate to their cause. Oh my, this has all been a big misunderstanding. I thought you were someone that ate a spider. The person who asked for that soul, they must have meant a different human in a stripper shirt. Sorry for all trouble, ha. I'll make it up to you. You can make back here anytime and for no charge at all. I'll wrap you and let you play with my pet again. Well, just kidding. I'll spare you now. Ok, perfetto. In questo modo potevamo fare subito spare e finire qui il fight con Muffet. That was fun, see you again, dearie. Perfetto. Ora, non ricordo però se noi effettivamente tornando indietro. Ah no, che okay, tornando indietro troviamo affetto qui, perfetto. You are, dearie, you are always welcome in my fall. Just stay on your best behavior. Carina. Va bene, perfetto, ragazzi. Questo era quello che volevo farvi vedere per il modo di skippare le fight di Muffet. Un saluto dal vostro Marva e bella. Se dopo, anzi no, scusate, altro che un saluto dal vostro Marva, un saluto dal vostro Marva e bella, e basta. Bella, guys, con quest'altro pezzo dell'extra. Allora, vi avevo detto che in realtà questi punti con Sans ve li avrei fatti vedere dopo. In realtà ve li voglio far vedere fin da subito, prima di tornare all'hotel. Perché mi trovo qui? Perché innanzitutto ho dovuto prendere due oggetti, che sono il Sieti e il Cinnamon Bun, per una cosa che vedremo anche dopo nell'extra. Però voglio farvi un attimo parlare con Sans. Ora, con Sans, io
non vi farò vedere, cioè, con Sans quando ci parli adesso, vi dirà praticamente quattro cose se vuoi accettare oppure no. Io vi farò vedere praticamente una e vi dirò l'altra com'è, se la facciamo, tanto alcune cose non sono comunque molto importanti o rilevanti a livello di storia. Cioè non cambiano come può essere, che ne so, se capisci il puzzle con Papyrus, se perdi o vinci contro Metaton. Quindi diciamo non cambia l'esito della storia e ve lo dico io a voce tranquillamente. Have you seen a guy with two job before? Veramente c'è più di uno, Sans. E c'hai tutti i posti con la neve sopra, cioè anche se non c'è la neve tu ce l'hai. 32 jobs mean twice of many, as many legacy required break, quindi avendoci due lavori può avere due pause, cioè più pause lavorative. I'm going to Grigsby, wanna come? Sì, andiamo da Grigsby, vediamo quello che c'è da dice Sansa. Well, if you insist, I'll pry myself away from my work. È che lavori tanto, Sansa, tu poverino. Over here, I know a shortcut. Sansa, uno shooter shortcut del gioco, poi. Fast shortcut, eh? Ehi, hey, everyone! Hey Sans, hi! Hi Sans! Greetings Sans! Hey Sans! Hey Sans, were you just here for breakfast a few minutes ago? Non eri venuto qui a fare colazione qualche minuto fa? Nah, I haven't had breakfast in last half an hour, l'ultimo quarto d'ora. You must be thinking of brunch. Sei proprio matto, Sans. I get comfy. Whoops! Watch where you sit down. Sometimes weirdos put whoopee cushion on the seat. A volte dei weirdo, che sono praticamente delle persone strane, mettono cuscini pernacchioni sulle cose. Anyway, let's order. Allora, what I want? Burger. Hey, that sounds pretty good. Grisbill will have double order of burger. Se avessi scelto fries prendeva semplicemente due patatine. Sansa si mette, ma questa cosa è geniale. So, what do you think of my brother? Cool. Allora, se mettiamo un cool, lui ci dice che siamo sarcastici e che è una star. Se mettiamo cool, of course it's cool. It's cool too if you wore that outfit every day. Devi essere figo per forza se metti quel costume tutti i giorni. He'd only take that thing off he absolutely had to do. Se la togli solamente se c'è bisogno di toglierla. At last he wasted it. By that I mean he wears in the shower. Ah, ok, ovviamente se la mette anche nella doccia, quindi solamente quando ne ha bisogno, non si sa quando. Gli hamburger. Here come the burger. Want some ketchup? Allora, se gli dici di no, se lo beve. Se gli dici di sì, buon appetito. You tip the ketchup. The cap fall off and all the ketchup in the bottle pour out on your food. Praticamente. Sanzi ha fatto un altro scherzo, il tappo, cioè, dandogli una botta, se toglie il tappo e mette risciutto il ketchup là sopra. Lo stesso funziona anche sui patini. Hey, forget about it. You can have mine. I'm not hungry anyway. Oh, c'è del suo, carino. Si gratta il sedere scheletrico. Anyway, cool or not, you have to give Papyrus a try real hard. Voglio, oh, cioè, si impegna tantissimo sul lavoro. E keep trying to be part of the Royal Guard. Si vedete che sei parte dei guardie reali. One day he went to the house of the head of the Royal Guard, quindi nella casa di coso, di Undyne, di cosa, and begged her to let him be in it. Of course, she sh shut the door on him because it was midnight. Ok, andato da lei quando era mezzanotte. Next day she woke up and saw him still waiting there. Seeing his dedication, she decided to give him warrior training. Niente, ma è Andai che gli dà lezioni da guerriero. It's still work in progress. Ancora work in progress. Oh, hey, I want to ask you something. Have you heard about Talking Flower? Se diciamo sì, dice ok, vediamo cosa. Se diciamo no, cosa ci dice. I'll tell you then. The Ego Flower, che lui ci dice sì, Ego Flower. Da really over the mash, mentre si dice le stesse cose. Sono veramente bene, la zona quella lì. Say so, something to them, vabbè, loro lo ripetono, ok. What about it? Well, Papyrus told me something interesting the other day. Sometimes when no one else is around, a flower appears and whispers things to him. Flattery, advice, encouragement. Prediction. Weird, eh? Niente, c'è un fiore che parla a Papyrus, ma. Pente Sansa pensa che qualcuno stia usando Diego Flower per fare uno scherzo a Papyrus e lui ci dice di dargli un'occhiata da parte sua. Thanks.
Well, that was a long break. I can't believe I let you pull me away from work for that long. Oh, Sans. By the way, I'm flat broke. Can you foot the bill? E just, ok, sono 10.000 gold. Se diciamo di sì, lui ci dice no, scherzo, Grilby, mettilo sul conto. Diciamo di no, just kidding di nuovo, Grilby, puttilo a my tab. By the way, I was going to say something, but I forgot. Grilby say that your food is probably cold by now. Eh sì. Tutto. Allora. Adesso, naturalmente, noi dovremmo tornare nelle altre zone. Vi faccio vedere un attimino una cosa. Allora, no, bisogna andare di qua, scusate. Naturalmente, voi mi dite, ammazza Marva, ma da dove eri arrivato? Al Metano Hotel sei tornato fino qui. Sì, ma vi faccio vedere un attimino un piccolo trick. Vi ricordate quelle due zone dove non vediamo nulla? Ecco, c'è questo traghettatore molto creepy. Care for a ride? Ride in the boat. Allora, ogni volta questo traghettatore ci dirà qualcosa e ci dirà anche qualche consiglio. Per esempio, prendendo il traghetto noi possiamo andare nelle waterfall. Vi faccio vedere dove andiamo. Qualche consiglio, qualcosa. Beh, è fantastico il fatto che è un doggy bot che corre sull'acqua. Ce ne dà diversi. Per esempio, ecco, adesso ci dà indicazioni sul Time Village, perché stiamo andando praticamente lì vicino. Ci dice più o meno dove si trova. Quindi è molto importante anche usare questo. Ci parlerà anche del core, ci parlerà di un po' di cose, ma non ci dirà mai chi è in realtà. Ok. Come again sometime, tralala. Ok, vi faccio vedere un attimino dove ci porta. Ci porta praticamente nella zona dove c'è il venditore, da dove ho comprato il City. Il City, sorry. Be careful. Ok. Ride in the boat, yes. Adesso ci torniamo nelle Outland. Then we're off. Adesso ogni tanto viaggia col canide, ogni tanto viaggia sulla barca normale. I'm having a little concert. A volte vedete, ci dice cose inutili, altre volte invece cose interessanti. E ci porta praticamente su questo fiume. Come again sometime, ciao là. Che ci porta all'inizio del core. Naturalmente per noi adesso non sarà difficile tornare dove eravamo, semplicemente perché basta prendere questo ascensore e andare sul right tree, right floor tree, se non erro, dove c'è il personaggio che abbiamo lasciato basito perché gli siamo ricordati il suo nome. Eccolo, è bellissimo. Da qui si va sopra, ci sono le guardie che... Oh, adesso vorrei un attimo farvi parlare, a questo punto farvi vedere anche cosa dice Sans se ci parliamo qui. Hey, I heard you're going to the core. How about grabbing some dinner with me first? Yeah, great, thank you for treating me. E anche qui ci dice, over here, I know a shortcut. In realtà questa è la vera shortcut, perché stiamo in una parte. Qui cambia la musica. Well, here we are. So... Your journey almost over, huh? You must really wanna go. Mentre ci dice che il nostro viaggio è quasi finito, noi vogliamo davvero tornare a casa. Hey, I knew the feeling, buddy. Tough. Maybe sometimes it's better to take what's given to you. Dice, ovviamente conosce la sensazione, però a volte è meglio prendere in considerazione quello che ci è stato dato. Down there you already got food, drink, friends. What you have to do? Really worth it. Quello che vogliamo fare è davvero worth, è davvero come posso dire giusto. Ok. Sans chiude gli occhi. Ah, forget it. I'm rooting for ya, kid. Sta parlando di noi, attualmente, non sta parlando di se stesso. Hey, let me tell you a story. So, I'm a sentry in the snowy forest, right? I sit out there watching for humans. Kind of boy, ovviamente fa la guardia nella foresta, ricerca di umani, abbastanza noioso. After a dip in the forest,
this huge locked door, che da dove siamo venuti noi, che è la porta delle rune. This is perfect for practicing knock knock jokes. Toc toc, chi è? So one day I'm knocking him out, like usual. I knocked, say knock knock. And suddenly from the other side, I heard a woman voice. Toriel, who is there? So, naturally, I respond. Dishes. Dishes who? This is a very bad joke. Then she just howled with love. Si mise a urlare dalle risate, insomma, si mise a ridere davvero di gusto. Like the best jokes she heard in 100 years, come se fosse il miglior scherzo che lei avesse ascoltato negli ultimi 100 anni. So I keep on coming and she keep laughing. E lui continuava ad andare. A fare gli scherzi, lei continuava a ridere. She's the best audience I ever heard. Then, after a dozen of them, she knocked and say. Dopo una dozzina di joke, di scherzi, lei ha fatto Dory il knock knock. Said, knock knock. I said, who's there? Old lady. Old lady who? Oh, I did not know you could yodel. Cose a caso. Wow. Needless to say, this woman was extremely good. Avanti completi, insomma, è che gli ha piaciuto lo scherzo. Keep telling each other jokes for hours. Eventually, I had to leave. Papyrus get kind of crazy without questo. E poi, beh, certo, lui è dovuto andare perché Papyrus non si addormenta senza la storiella. But she told me to come back again. And so I did. Lei disse di tornare e lui lo fece. Di nuovo, di nuovo. È una cosa che fanno sempre adesso. Praticamente dire scherzi, cioè barzellette, insomma freddure, ecco, attraverso la porta. È una regola. One day, tough, I noticed she wasn't laughing very much. I asked her what was up. Then she told me something strange. Un giorno in tele non stava ridendo tanto e gli chiese qualcosa di strano e Toria gli disse: Se if a human ever come through this door, se un umano dovesse passare questa porta, could you please promise something? Watch over them and protect them, will you not? Sorvegliali e proteggili, potresti farlo? Now, I hate making promise, mentre Sansa odia fare promesse e non conosce neanche il nome di questa donna, ma. Someone was sincere like a bad joke. Era sincero come. Quella cosa era sincero come una freddura. Integrity you can't say no to. Una cosa a cui non puoi dire di no. Do you get what I'm saying? That promise I made to her. You know what will happen if she hadn't said anything? Buddy. Non deve essere detto nulla. You'll be dead. Where you stand, Madonna. Ovviamente saremmo già morti. Hey, lighten up, Baku. I'm just joking with you. Besides, certo, stai scherzando, voglia. Haven't done a great job protecting you. Oh, non ho fatto niente. I mean, looking at yourself. You haven't died a single time. Hey, what's that look supposed to mean? Ovviamente siamo morti un paio di volte. Am I wrong? Sansa, con queste cose ci dice ogni volta. Riesce mai a capire. Well, that's all. Take care of yourself, kid. Cause someone really care about you. Oh, Toriel, grazie. E Sansa, ragazzi, è fenomenale perché se ne esce da posti, cioè tipo qui non c'è niente. C'è solamente una pianta. E sta sto tipo super derp. As I came in, I realized I forgot to make a reservation. Quindi non aveva riservato il tavolo. But I didn't want to look like I messed up, so I kept walking in any way. Solamente cominciava a camminare ovunque, non fosse vedere che si era scordato. And just kinda consuming down of these figures. Ok, solamente mangiando il figo. Fantastico. Ci devo parlare con questi altri gentiluomini. Originally, we dug maze with puzzle in order to foil human attack. Avete creato i puzzle apposta per contrastare gli attacchi degli umani. Adesso costruirli è strano e anche confusionario. È come se fosse una tradizione adesso. You can't go. Non puoi fare due passi senza entrare in un puzzle. Ascoltiamo questa talpina.
Oh, vi ricorda qualcosa il personaggio, vero? I work at the core. The inside is a maze made of swappable parts. That means we can shuffle the layout at will. Boy. Was today a fun day? I sure love puzzle. Ovviamente possono, la vita del core possono shuffle i puzzle e farli un po' come gli pare. I'm the resort comediant. I'm very funny, people laugh at my joke. Now, my son, he want to be a comedian like his father. Lui praticamente è il padre di quello che del pollo dei neri che abbiamo incontrato nella zona di Snow White, ma che non fa ridere. But his joke aren't funny, esatto. He tell these awful puns. Is an embarrassment to our family. Ammazza, addirittura è imbarazzante per la famiglia. Non è divertente. Since is smooth a passa on the cooldown stand, living at poor anymore. Cioè, ovviamente lui non riusciva a rimanere a casa rinchiuso, quindi scappò e il padre non l'ha più visto da allora. E lui dice, ammette di essere un terribile padre. E questo non è divertente, però. Che bello questo blobone. You have to reserve a table to eat here. Ovviamente devi prenotare un tavolo e una sedia. E un silverware, un tovagliolo, il food, ovviamente devi prenotare qualsiasi cosa per mangiare lì. Ora, anche la musica del Madonna Resort, abbiamo parlato con Sans Cambia, ma non vi preoccupate. La rimetto a posto. Welcome to Hampton Resort, Auckland's biggest apartment, built to an hotel. Whatever you're here for a night or still live here, Hampton Resort pride itself on a great stay. Just passing through. Nice, empty resort pride itself on being passed through. Pubblicità del Metaton Resort. Yeah, I'm not gonna be home tonight. I think there's some cold pizza in my treasure hoard you can heat up. Massa, c'è un po' di pizza fredda nel baule del tesoro. As a slime, I'm all treasured. È praticamente. Ah, perché effettivamente non funziona. L'elevator è in uso. E quindi lui, come slime, col fatto che non riesce a usarlo, è oltraggiato. This elevator goes straight to the capital, but it stopped working. The hotel's doing its best to accommodate everybody stuck here. Ah, è l'ascensore che porta alla capitale. Ma è in uso. Ora, ecco quello che vi dicevo, ragazzi. Oh! Room service, got my city? Yes, you put the city under the door. That's what I want. Era tipo, you got 99 gold. Ok, praticamente se vai a prendere 99 gold. Let's look from inside, chiuso dall'interno. Oh, room service, get my cinnamon bun? Yes, you fight the cinnamon bun until it's a paper thin. Lo schiacciamo finché non diventa grosso quanto un foglio. Slide e lo passiamo sotto la porta. That's just the way I want. Air tip. E 99 gold. Niente, quelle cose ho preso per farvi vedere che quando bussiamo per le porte ci danno una mancia di 99 gold l'uno. E questo è geniale. You hear shuffling. Seems like you could put something under the door. Put. But you didn't have anything appling. Serviva. Cosa serviva? Serviva uno dog, se non erro. Va bene, comunque qui non ci danno niente, quindi a posto, nel senso. Qui ragazzi serve lo dog comunque, quindi bisogna andare nel core e parlare con Sans. Seems busy. Beh, effettivamente, essendo tipo uno slime, deve pulire ogni punto che sporca. Fantastico. Bene, ragazzi, allora direi che ci siamo. Vi ho fatto vedere un po', insomma, tutta questa parte qui del Metatron Resort. Vi farò vedere nella prossima puntata cosa si c'è là qui dentro. Parliamo anche a questo punto con. Yes, we know the elevator to the city is not working. Because of this accident, room are running a special rate. 200 gold room, interesting stay. Fabulous, we'll escort to your room. Vi faccio vedere anche l'interno della stanza. Praticamente abbiamo la musica di sottofondo quando ci muoviamo. Solamente quando ci muoviamo sotto il letto. Non si può uscire da questo letto a meno che non passi al lato. E cadiamo male. Vediamo un po' se qui ci fa vedere qualcosa al volo. It's a lamp. È una lampada, ma non c'è lo switch.
that stars make their whole light. Praticamente le stelle fanno pillano di luce proprio. Ah, era praticamente la stanza chiusa dall'interno. Perfetto, non me lo ricordavo questa cosa. Ok, ragazzi, ora è veramente tutto. Salviamo. Un saluto dal vostro Marva e direi che ci possiamo vedere direttamente al prossimo episodio. Questo speciale quindi finisce qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto, pollicione in su, un like sulla pagina di Real Players, AFK Store Game Legend. Real Players è il canale attualmente dove streamiamo, quindi se mettete, se vi iscrivete alla pagina YouTube, potete rimanere comunque sintonizzati con i nostri stream, con le nostre interviste e naturalmente con i miei video, sperando comunque che a breve anche gli altri ragazzi del team comincino a creare i contenuti solo per voi. Mi raccomando, AFK Store che ci fornisce materiale, quindi per comunque streamare tutti i materiali fantastici, Razer, MSI, anche BenQ, insomma, veramente ragazzi, materiali di alta qualità, vi consiglio sempre di fare una visita sul loro sito per qualsiasi ordinazione. Game Legend, sito di informazione videoludica, come al solito, trovate tutte le notizie, siamo noi la forza lavoro, we are the power, e niente, un saluto a tutti e... Bye.